Ehi, bentornati su Breaking Italy. Partiamo dalla legalizzazione in Canada della cannabis, l'avete letto nel titolo, che da oggi è di libera vendita nel paese. Ma per arrivare a un concetto più alto, quello delle sinergie sociali. Nonostante la parola sinergie, tranquilli, non ho intenzione di vendervi tè dimagranti o qualche schema Ponzi, robe così. Per ora, le televendite di materassi è dove tutti noi creators andremo a morire. E ne siamo consapevoli. Il Canada aveva, sino a ieri, una legislazione simile a quella italiana per quanto concerne l'uso, la detenzione e lo spaccio di droghe leggere. Ma da oggi no. Con regole diverse da regione a regione, ha fondamentalmente deciso che la marijuana è un bene di consumo. La si può acquistare nei negozi, è tassata dal governo, si può persino coltivare in casa. E tutti ne parlano per una ragione. Il Canada è la seconda nazione al mondo a fare sta cosa, dopo l'Uruguay. Ed è la prima nel G7. E molti dicono questo essere un simbolo perché il Canada è una nazione percepita moderna e avanzata, a differenza del povero Uruguay che nessuno sa nemmeno dove si trovi e ha un emoji sulla bandiera nazionale. Ma si dice anche un'altra cosa, che il Canada sarà un banco di prova per vedere gli effetti della legalizzazione su una società simile alla nostra. Che è vero, sarà interessante comparare questi risultati con quelli di un altro esperimento, peraltro, iniziato 10 mesi fa. Quello della California. La California, che è uno stato e non una nazione, è più popolosa del Canada però, con i suoi 39 milioni di abitanti rispetto ai 36 del Canada. Per comparazione, noi italiani siamo 60 milioni, e ospita un'attività così fervente da essere uno dei traini dell'economia americana. Il prodotto interno lordo del Canada, per capirci, è di 1,5 miliardi, quello dell'Italia di 2,1 miliardi, ma quello della piccola California 2,7 miliardi. In un certo senso anche loro sono una nazione, quindi, con un sacco di virgolette. Ma ci sono dei ma, e adesso avrà senso la ragione per la quale li sto citando. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo in California, a 10 mesi dalla legalizzazione è un po' presto per tirare le somme. Ci sono cose che vanno bene per ora, come un indotto che, fa sapere il New York Times, ha iniziato a girare e produrre lavoro, nonché una serie di fesserie alla marijuana, dalla cucina alle candele all'acqua frizzante, che vabbè. E ci sono altre cose che vanno meno bene, come resistenze in molte città che faticano a legalizzare questa roba, che quindi è legale fondamentalmente soltanto nel 19% del territorio californiano, in tutte le altre città non ci sono negozi che la possono vendere, ma soprattutto un enorme sommerso che fatica ad emergere per ovvie ragioni, con un mercato nero che quindi è ancora fiorentissimo. Quando le cose, le tasse, infatti, costano di più e diventano più complicate. E le vecchie abitudini sono dure a morire. Quindi vedremo, gli effetti si analizzeranno negli anni a venire, non nei mesi. Ma nel frattempo bisogna dire che la bandiera canadese con la foglia di marijuana al posto della foglia d'acero è carina, ve lo concedo. Vi concedo questo, ma le magliettine e i pantaloncini con sopra le foglioline ve le boccio quelle, guai a voi no. Di fila ufficiale. La California come esperienza nazione funziona sino a un certo punto però, essendo uno stato molto progressista, dove le proporzioni sono scombinate, i conservatori sono pochi, i giovani sono tanti, c'è un'economia e un tessuto sociale di un certo tipo. Cioè, i californiani non sono una rappresentazione fedele dell'elettorato medioamericano. Ma il Canada? Il Canada è una nazione, sicuramente meno conservatrice di altre come la nostra, ma una nazione nella quale, dalle zone più popolose, le città, a quelle più agricole, a quelle semi-disabitate, si alzano e scontrano volontà diverse, rappresentate, come accade ovunque, da partiti politici. Per capirci, se andate in descrizione, troverete un video fatto da Vice in Italia poco prima delle elezioni politiche che hanno portato al governo giallo-verde, nella quale i giornalisti di Vice, perché sono giornalisti di Vice e sono contrattualmente obbligati a parlare di droga e cose giovani ogni 3 articoli, chiedono a vari giovani esponenti politici cosa ne pensino della marijuana. Spoiler alert, sorpresa sorpresa, la sinistra è a favore, la destra è contro. Ma c'è un'altra cosa interessante, la risposta che viene data alla domanda «Ti sei mai fatto una canna?» che, anche se parliamo di giovani politici in questo caso, è sempre molto timida. Qualche volta, no, una volta da giovanissimo, che comunque è un miglioramento in termini di sincerità rispetto alle risposte molto ingessate che normalmente danno i politici più in vista, più grandi.
Perché? Perché è impopolare e sinché una cosa è impopolare, non ci sono leggi che tengano. Se io iniziassi a dire che in passato ho usato sostanze di un certo tipo, otterrei molte più reazioni negative che positive, ma anche neutre, per una serie di ragioni. Ma così non è stato per Justin Trudeau, il leader canadese che già nel 2013 ammetteva di averne fatto uso in passato, anche solo 3 anni prima, quando era già in politica attiva. E la cosa interessante è che le persone, di più o meno tutta l'età, intervistate per strada, si sono dette per la quasi totalità disinteressate alla cosa, dicendo non mi sembra una cosa così importante, chi se ne frega, chi non l'ha mai fatto. E risposte così. È quello il punto di svolta. Le persone non hanno reazioni eccessivamente negative o positive a eventi che considerano la normalità, parte della vita. E questo accade anche quando le categorie delle persone che normalmente sono contro, tipo la polizia, si schierano dall'altra parte, tra le persone che sono o neutrali o a favore. Così è accaduto in Canada. Basta incarcerare la gente per spaccio di marijuana, prende tempo, non serve a niente, eccetera, eccetera. Sinergia sociale, i vari pezzi della società che si trovano ad essere d'accordo su qualcosa che quindi non è più così ideologico o divisivo. Sapete dove ho notato un elemento di questa cosa recentemente? Nel caso Cucchi, uno di quelli che ha sempre infiammato l'opinione pubblica. Chi difendeva il ragazzo era spesso descritto come un anarchico che odia le forze dell'ordine e chi controbatteva sentiva la necessità a sua volta di difendere tutta l'arma dei carabinieri. Quindi la destra che parla dei nostri ragazzi delle forze dell'ordine e quindi Cucchi era solo uno spacciatore che non vale niente, è buonismo, è fascismo e allora la Boldrini e alla fine tutti quanti gridano come fosse il karaoke. Ma recentemente, con la missione di uno dei carabinieri indagati che accusa gli altri 2 colleghi e dice sono stati loro e ho provato a denunciarli ma mi è stato impedito, la narrazione mi pare abbia iniziato a modificarsi e l'attacco è percepito come diretto soltanto alle 2 mele marce, al massimo al sistema omertoso che le ha protette, non a tutte le forze dell'ordine. E anche alcuni pezzi della politica, compreso Salvini e dell'opinione pubblica che storicamente sguainavano la daga per difendere l'onore dell'arma, mi sembrano disposti ad ammorbidirsi un po', anche grazie ai vertici dei carabinieri stessi che parlano di non guardare in faccia a nessuno. Forse questo è il primo passaggio che ha richiesto 10 anni di scontro da un clima conflittuale, forse, a uno un po' più sinergico. Cos'altro? Visto che abbiamo fatto un salto in Italia, rimaniamoci ancora per un attimo. Lo sapevate ad esempio che la Sardegna è in Italia? E questa maglietta, come tante altre in vendita su heyastore.com, raccontano pezzi di una civiltà le cui prime tracce si fanno risalire a quasi 4.000 anni fa? Sapete chi è stato l'artefice del declino di questa civiltà? I Romani, certo, che hanno spacchettato tutto, ma prima dei Romani, i Cartaginesi. E sapete dove si trova Cartagine? In Tunisia. Grazie, Boldrini. Parlando di buonismo, Mimmo Lucano, il sindaco di Riace del quale tutti amano parlare, in qualche modo. Gli sono stati revocati gli arresti domiciliari dal tribunale del riesame, quindi non è più costretto a rimanere chiuso dentro casa, che è una cosa che in genere si fa quando la persona in questione può scappare o inquinare le prove o disturbare le indagini in qualche modo. Ma i domiciliari sono stati modificati in divieto di dimora, quindi ora Lucano, da non poter più uscire di casa, è obbligato a farlo, ad uscire da Riace proprio, essendo questa misura cautelare considerata più tenue rispetto ai domiciliari. Ma ti obbliga ad andartene. Cambiando argomento, ci sono degli aggiornamenti su cosa sia accaduto al giornalista Jamal Khashoggi all'interno del consolato del suo paese, in Turchia. L'intera storia continua a peggiorare e peggiorare. Per chi non fosse rimasto al passo, ecco una ricostruzione incredibilmente semplificata e lacunosa. Khashoggi è un saudita critico del governo della famiglia reale, quindi va in esilio perché libertà di stampa. Il 2 ottobre scorso si trova in Turchia ed entra nel consolato saudita a Istanbul per avere dei documenti. Viene raggiunto da 15 uomini arrivati nel paese per l'occasione, che lo torturano, lo uccidono, lo fanno a pezzi, iniziando a tagliarne il corpo mentre è ancora vivo a quanto pare. Arriva poi un camion, preleva il corpo e tutti assieme appassionatamente, loro più i pezzi del corpo di Khashoggi, partono per l'Arabia Saudita. La novità è questa, come lo sappiamo? Ci sono degli audio a quanto pare, e ci sono degli audio perché molto probabilmente il consolato, a dispetto delle leggi che regolano questo tipo di realtà, era
audio e video sorvegliato dai turchi, che non vogliono ammetterlo perché sarebbe molto grave, e fanno quindi trapelare, si pensa, audio e video alla stampa locale, fondamentalmente l'unica rimasta fedele ad Erdogan. Quindi la Turchia è nella scomodissima situazione di sapere che una cosa tanto grave è stata fatta sul suo suolo nazionale e dover reagire per non dare l'idea di essere debole. Ma non poter dire di sapere tutto perché stava a sua volta spiando i sauditi, perché anche quello non si fa. Ma non potendo nemmeno reagire con troppa forza. L'economia turca è in crisi, sapevamo tutti che sarebbe entrata in crisi dopo alcune delle nuove politiche di Erdogan, e necessita di aiuti economici, che gli vengono forniti proprio dalla ricca Arabia Saudita. Diventa quindi difficile fare la figura dell'uomo forte coi baffi, a sto giro. Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti è molto criticato per la reazione morbidissima che sta avendo in risposta all'intera faccenda. Il segretario di Stato Mike Pompeo è andato a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, a confrontarsi con il principe Mohammed bin Salman, ma sono emerse soltanto vaghe promesse, tweet concilianti di Trump e storie che si contraddicono e che vorrebbero i 15 assassini, molti dei quali con riconosciuti legami con il governo, descritti come semplici turisti. Ah, chissà cos'è che mi ricorda sta ricostruzione, Semplici turisti. Non lo so, cattiva memoria. C'è da dire però che la capitale di Salisbury, bellissima, non ha rivali. Staremo a vedere. I rapporti di tolleranza che gli USA hanno sempre avuto con l'Arabia Saudita non è che siano mai veramente andati giù a nessuno. Io ho sempre cercato di ridimensionarli e dargli un senso, metterli in ordine, per quanto non sempre fattibile sia. È pur sempre un luogo che con i cosiddetti valori americani non c'entra assolutamente niente. Ma a sto giro, proprio uno di quei valori americani che viene messo in discussione, e non è l'Aquila, la libertà, le Harley Davidson, quelle robe lì, è la risolutezza con la quale gli Stati Uniti si sono in passato sempre detti pronti a intervenire in caso di palesi violazioni dei diritti umani. Che non mi sembra stia succedendo. Ah, e poi tutti i membri del G7 hanno condannato la cosa e chiesto alla corona di svolgere delle investigazioni approfondite. Evviva! Bravi! Ok, ultima cosa, parliamone tra noi, Tanto poi mica mi date del PD-no pagato dai PD-ni del PD, no? Il reddito di cittadinanza, che non lo è più una sorta di sostegno a chi non lavora. Beh, nel video di ieri parlavo della differenza tra apprezzare la norma in sé, io ad esempio la apprezzo sotto certi aspetti, anche se credo favorirà i lavori in nero, ma lo scopriremo in futuro, immagino, e il modo con il quale viene coperta la manovra, cioè tramite nuovo debito, che invece non apprezzo. È evidente che il reddito di cittadinanza, infatti, è una misura passiva che non stimola la crescita in sé per sé. E senza un aumento del prodotto interno lordo in Italia, sta roba non si sa bene come la si dovrebbe coprire nei prossimi 3 anni, per dire 6 anni, 10 anni, e vabbè. Prendiamo tutto questo e mettiamolo da parte per ora. Lo voglio ignorare. C'è un elemento che viene un po' discusso in questi giorni su cui vale la pena di spendere qualche parola. Al netto dei costi, dicevo, dell'intera questione. Che tanto, ragazzi, diciamocelo, ormai sta roba la fanno, mi sembra abbastanza palese, c'è poco da piangerci sopra. Paghiamo tutti noi, paghiamo poi. Mi riferisco ai centri per l'impiego. Prima delle elezioni, e poco dopo averle vinte, Di Maio parlava spesso del reddito di cittadinanza, da fare tra qualche anno però, dopo una grande riforma dei centri, che è una cosa sensata. La strada è però stata abbandonata subito per farlo immediatamente, per andare incontro alle elezioni europee. Quindi bisogna dare subito qualcosa di tangibile ai cittadini che sennò ti mollano. E anche, per dirla tutta, per fare la gara con la Lega, in questa strana lotta a chi arriva primo all'interno della stessa coalizione di governo. E questa è la ragione per la quale non possiamo avere cose belle. La parte interessante è che la riforma ai centri per l'impiego ci sarà, ma partirà assieme al reddito di cittadinanza, la cui erogazione dovrebbe iniziare in primavera. Quindi, se siete disoccupati, preparatevi, perché riceverete un bancomat, a quanto pare, e potrete usarlo, ma solo per comprare beni di prima necessità, a quanto pare, o solo cose italiane, non è molto chiaro, è tutto molto confuso. Ma dalla primavera. Da quello che abbiamo capito, però, il reddito di cittadinanza ha un dettaglio non trascurabile da tenere in considerazione. Viene erogato sinché non ricevi alcune chiamate dai centri per l'impiego che ti offrono un lavoro e, dopo che rifiuti un paio di volte, lo perdi. Che può essere un'idea, dicono in molti. Ma i centri per l'impiego non funzionano. Da qui la necessità di riformarli. Il governo ha stanziato 1 miliardo per migliorarli,
che potrebbero non bastare, dicono alcuni, visto quanto di più spendono gli altri paesi, ma soprattutto servirà tempo per formare il personale e informatizzare il sistema, visto che Di Maio parla di un software, una banca dati gigantesca che faciliti l'incontro di domanda e offerta di lavoro. Questo significa che con buona probabilità nei primi periodi, magari nei primi anni, avremo da una parte un reddito di cittadinanza dato a tutti e dall'altra nessuna offerta di lavoro, visto lo stato terribile dei centri. Vi lascio un approfondimento in descrizione. La cosa strana è questa qui. Questo è l'aspetto che più mi piace del reddito di cittadinanza. La possibilità di riformare i centri per l'impiego è buona, diciamocelo chiaramente. Se le cose dovessero andare male e dovessero arrivare un giorno i governi tecnici a tagliare le spese pazze, il reddito di cittadinanza sarà una delle prime cose a volare fuori dalla finestra. Quindi sarebbe il caso di goderselo sinché c'è, ma la ristrutturazione dei centri per l'impiego, beh, quella immagino non verrebbe tagliata nel caso funzionasse, anzi, tra tutte le cose, forse è proprio ciò che può potenziare un minimo il mercato del lavoro. Non lo so, voi che esperienze avete con i centri per l'impiego? Io non ne ho di prima mano, quindi fatemi sapere la vostra nei commenti. Per il resto ci siamo, era tutto per oggi, grazie per aver guardato. In questo periodo facciamo venire la nostalgia a tutti, immagino, perché sto pubblicando alcune delle tante foto che mi avete mandato l'anno scorso durante il Luca Comics, che è poi una cosa che succede ogni anno. In questa foto, mix di cosplay di BioShock, ci sono Elisa, Susanna, Riccardo, Paolo, Simona, Rebecca, Barbara, Claudia, Annalisa ed Elisa. Spero di non aver dimenticato nessuno. Un abbraccione a Claudia, che mi ha mandato la foto e scritto una bella mail. Fate i bravi, ci vediamo domani.